Importantissima, era una vittoria che volevamo a tutti i costi e penso si sia visto per come siamo entrati in campo, quindi ci voleva, però non è che ha risolto tutti i problemi, i nostri problemi, quindi ci voleva, era importante farla perché metteva comunque dava una risposta e comunque metteva un punto a quello che poi ci aspetta adesso, quindi adesso ci aspettano tante partite e a partire da quella di domenica dobbiamo rimettere in campo quello che abbiamo messo domenica qua con la Lucchese e andare avanti da questa partita, insomma. Ma non è un problema che mi portavo dietro era un problema che si è presentato sabato in rifinitura, ma così all'improvviso ero bloccato, però poi dopo appunto i fisioterapisti sabato sera e domenica mattina siamo riusciti a star meglio e poi dopo è andato, però è un problema che è stato improvviso così della rifinitura, insomma. È normale che sono cose che si sentono, quindi uno, pur non volendo, comunque qualche pensiero è innegabile che lo fa, quindi e probabilmente noi in un certo periodo, magari anche inconsciamente, non che sia stato per quello che noi abbiamo avuto quel momento un po' così, però sicuramente nelle sconfitte, eccetera, eccetera, è una cosa che magari si aggiungeva a tutto. Però, vabbè, io sicuramente devo cercare di tenere il gruppo compatto, di andare tutti dritti nella stessa direzione. Però io penso che comunque il campo sia sempre la cosa più importante, nel senso che l'atteggiamento che uno deve mettere durante l'allenamento e durante la partita sia quello che poi spinge un po' tutti a fare le cose per bene. Quindi poi dopo se ci sono delle situazioni magari in cui bisogna parlare un po' di più, io cerco di essere sempre a disposizione di tutti e di dare una mano un po' a tutti, ecco. E la partita domenica, la Viterbese è sicuramente una squadra che si è rinforzata tanto, che è in salute perché viene a 2 vittorie di fila e quindi sarà una battaglia, sarà. Tutte e due abbiamo l'obiettivo di tirarci fuori dalla situazione in cui siamo e quindi dobbiamo fare una partita tosta, una lotta contro di loro, vedremo di averla meglio. Per Mimmo ho un ex fresco, perché fino a 2 settimane fa era con noi e niente, però domenica gioca per la Viterbese e noi per il Teramo, quindi ci saluteremo a fine partita, insomma.